Benvenuti a una nuova puntata di Terre di Lombardia tra acqua e natura. Oggi parleremo di Trezzo sull'Adda e poi ci sposteremo a Concesa di Trezzo sull'Adda, due luoghi suggestivi lungo il fiume Adda e a Concesa anche dove nasce la Martesana. Qui siamo appunto a Trezzo. Questo è il dipinto proprio del porticciolo di Trezzo sull'Adda, dove vediamo anche queste barchette proprio che si rispecchiano nel fiume. Il fiume Adda, il toponimo del fiume è Abdua, di origine celtica, che significa acqua corrente. Però nel suo suffisso ha anche la parola Ua, che nasconde l'origine etrusca del nome. Qui sul fiume Adda, non tutti sanno, ma tra il 1300 e il 1700, lungo tutto il suo corso, ci fu molto contrabbando, soprattutto fra la Repubblica di Venezia e Milano. Venivano utilizzate due tipi di imbarcazioni, un'imbarcazione veloce e leggera, però diciamo un po' rovinata, perché se succedeva qualche cosa doveva essere abbandonata, quindi diciamo magari in cattivo stato di conservazione. L'altro tipo di imbarcazione che veniva utilizzata era una zattera, dove si metteva sotto la zattera un contenitore stagno dove si nascondeva la merce. Di solito la merce era granaglie e spezie, e questo contrabbando durò appunto fino al 1700 circa. L'origine del nome Trezzo deriva dalla parola celtica trek, o anche di origine germanica, quindi o celtica o germanica, che significa passaggio, forse a seguito di un guado oppure di un passaggio segreto, perché qui troviamo i resti, i rudri del castello di Trezzo, che poi andremo a visitare. Dopo la caduta dell'Impero Romano, qui a Trezzo si insediarono i Longobardi e la loro regina Teodolinda costruì un castello, una fortificazione con torre. Poi noi andremo a visitare il castello, che ha molte storie, soprattutto dei Visconti, a cui è legato. Il dipinto che vediamo, che ho fatto qualche mese fa, raffigura proprio il porticciolo di Trezzo sull'Adda. Vediamo anche le nuvole, che spesso faccio perché mi piace, oltre naturalmente l'acqua, anche il cielo e soprattutto gli effetti della luce che cambiano nelle ore del giorno. È uno studio che mi piace sempre approfondire e proprio questo dipinto si intitola Le nuvole che fuggono. Qui a Trezzo troviamo alle mie spalle la centrale Taccani. Centrale Taccani, il cui stile è Liberty, è stata ideata dall'architetto Moretti alla fine dell'Ottocento. Qui Benigno Crespi, famoso per il suo cotonificio e soprattutto per il villaggio di Crespi d'Adda, che poi andremo a raccontare, acquistò il promontorio dove c'era il castello, che si intravede alle spalle della centrale Taccani, e decise di far edificare dall'architetto Moretti questa centrale. Come abbiamo detto, lo stile è Liberty, e l'architetto Moretti aveva ideato questo edificio con preghiera da parte di Benigno Crespi di sì fare la centrale, ma soprattutto che questa non doveva
offuscare il castello e doveva essere un unico con l'ambiente circostante. In effetti la centrale è bella e non, diciamo, rovina il paesaggio, per così dire. Qui, prima che si costruisse la centrale Taccani alla fine dell'Ottocento, esisteva anche una filanda dei fratelli Rolla. Quando Benigno Crespi acquistò il promontorio, acquistò anche la filanda che naturalmente poi fu distrutta per costruire la centrale, che adesso è di proprietà dell'Enel. Dopo la caduta dell'impero romano, qui si insediarono i Longobardi e adesso vi porto nel castello di Trezzo, vi parlerò dei Longobardi, di Barbarossa e soprattutto dei Visconti, questa importantissima famiglia che ha fatto molto per Milano e la Lombardia. Qui, nel castello di Trezzo, nel XII secolo, Federico Barbarossa costruì la sua dimora e si racconta, quasi una leggenda, che abbia nascosto sotto il castello di Trezzo un favoloso tesoro. Nel 1370, Bernabò Visconti, signore di Milano, decise di stabilire qui la sua villa di delizia, il suo castello di svago e di delizia. E qui portava le sue amanti. Tra l'altro, la storia racconta che alcune di queste donne, sue amanti, poi finirono annegate nell'Adda oppure le faceva cadere dentro un pozzo che tuttora esiste. Tra le tante particolarità che ora vi racconterò del castello, c'è anche quella che all'interno esiste la tomba del gigante. Questo personaggio, probabilmente un celtico, questa tomba trovata in una località qui vicina e qui ricostruita, raffigura un guerriero probabilmente celtico o germanico alto 2 metri e 40. Il castello di Trezzo, per Bernabò Visconti, famigerato padrone di Milano, è stata non solo la villa di delizia, ma purtroppo anche la sua tomba, perché il nipote Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù, lo imprigionò in questo castello e poi lo fece morire in prigione nel castello, dandogli una ciotola di fagioli avvelenata. Bernabò Visconti era un uomo cattivissimo, però appunto fece questa fine tragica ad opera del nipote, che poi divenne signore di Milano incontrastato e si era soprannominato Conte di Virtù perché lui ha sposato una nobildonna francese di questa località che si chiamava Virtua, che si trova in Francia. Da qui il soprannome di Conte di Virtù. Parlando sempre di Bernabò Visconti, lui fece costruire un ponte sull'Adda. Questo ponte era veramente ardito, di grande suggestione, perché aveva sia il senso di marcia dei pedoni, sia anche delle merci. Per
Questo ponte ancora adesso, poi è stato distrutto nel tempo, però ancora adesso tra la boscaglia e la vegetazione possiamo vedere alcune parti di questo importante manufatto. Ecco, qui ci troviamo sempre nei resti del castello di Trezzo, che era imponente, e adesso vi voglio raccontare storie di fantasmi e di leggende, perché come tutti i castelli, anche questo, e si possono visitare con visite guidate, esistono sotterranei, segrete, e qui tra le mura si sono svolte anche fatti tragici. Due dei misteri del castello di Trezzo ora cercherò di svelarveli. La prima riguarda una sala chiamata anche la sala del sangue, perché dalle pareti, grazie all'umidità, scendono delle gocce che sembrano colore del sangue. In realtà è una muffa che crea questo effetto e fa colare dalle pareti questa sostanza che assomiglia un po' al sangue, anche nel colore. L'altra storia di questo castello, tra le tante, è quella della stanza della goccia. Sempre a causa dell'umidità, c'è una stanza chiamata la sala della goccia, dove scende una goccia come uno stillicidio. Questa però stanza nasconde molte atrocità, perché al tempo appunto dei Visconti i prigionieri venivano immobilizzati, messi sotto questa goccia che scendeva perenne e morivano tra atroci tormenti perché la goccia scendeva lentamente sulla testa. Naturalmente ci sono anche leggende di fantasmi che appaiono e scompaiono, di presenze e di ombre, perché come tutti i castelli anche questo per esempio aveva delle uscite particolari, entravi da una parte e uscivi completamente da un'altra zona. Una leggenda che riguarda Bernabò Visconti riguarda la figlia a cui era legato, ma era molto geloso. Questa figlia di Bernabò Visconti aveva questo ragazzo in cui era innamorata. Quando il padre venne a scoprirlo, eliminò lui e lei la rinchiuse nella torre che si trovava a Milano, vicino Piazza Cavour. Il fantasma però di lei, che morì appunto di nidia, il fantasma di lei però negli anni a seguire apparve più di una volta ai suoi occhi. Quindi negli ultimi anni Bernabò Visconti fu tormentato da questo misfatto. C'è anche a sua volta un'altra leggenda collegata a questi due sfortunati amanti, e cioè che loro sono gli amanti pietrificati, perché sul Duomo esistono due statue che si tentano di abbracciare e sono loro due, la figlia e il suo amante che si chiamava Antoniolo, che in certe notti dicono che si uniscono tra guglia e guglia. Quindi sono tante le leggende di sotterranei, di luoghi di fantasmi che queste mura nascondono. Qui dove c'è il castello di Trezzo mi sono soffermato su questa fontanella perché vi voglio raccontare brevemente perché si chiama anche Vedovella. Perché molti milanesi e non solo la soprannomino con questo modo. Vedovella perché adesso in questo momento l'acqua non esce, però di solito l'acqua esce quasi a gocce ed è per quello che si chiama Vedovella, cioè perché ricorda il pianto continuo ma lento di una vedova. Thank you.
Qui invece ci troviamo a Concesa di Trezzo sull'Adda. Anche qui comunque i Visconti sono passati, perché diciamo, tutte queste terre erano in suo possesso. Ma perché il nome Visconti? I Visconti appaiono sulla scena intorno al 1200 e terranno il potere a Milano per oltre 200 anni. Il nome Visconti deriva da vice comitis, che significa vice dei conti, cioè loro guardavano e tenevano la contabilità dei signori di un tempo. Quindi tenevano questi conti. Dopo questo nome si è trasformato nei secoli in Visconti. Qui a Concesa di Trezzo sull'Adda nasce la Martesana che vediamo dietro di me. Il contado della Martesana si estendeva un tempo anche a parte della Brianza. Da qui, tra l'altro, come possiamo vedere alle mie spalle, parte un traghetto per la visita proprio lungo il naviglio della Martesana. Sullo sperone sopra di me, roccioso, si trova Villa Gina. Villa Gina è sede del Parco dell'Adda. Nel tempo questa villa si è trasformata in varie cose. Una tra queste è stata anche collegio. Villa Gina ai nostri giorni è sede del Parco dell'Adda Nord. Qui vediamo invece il santuario di Concesa. Qui al tempo dei Celti, con i loro sacerdoti, i druidi, c'era una fonte miracolosa. Questa fonte miracolosa attirava persone che cercavano di ottenere una grazia o di curarsi. Tra l'altro i Celti amavano le viscere della terra e l'acqua in particolare. Santuario di Concesa, un tempo esistevano due chiesette piccole. Nel 1200, prima del santuario, esistevano due chiesette di San Nazaro e Santa Assunta e qui i malati venivano per le acque che si ritenevano miracolose. Quando venne edificata la Martesana, appunto intorno alla metà del 1400, e si costruì l'incile, cioè dove parte la Martesana, queste due chiesette caddero in rovina. Nel XVII secolo il cardinale Cesare Monti fece costruire il santuario dedicato alla Vergine Maria, che vediamo alle mie spalle. Intorno alla metà del 1600 venne edificata una cappella, grazie all'aiuto di una donna che fu una miracolata. Dopo questo primo lascito, un secondo lascito importante fu ad opera della contessa Landriani, che non era altro che la mamma del cardinale Cesare Monti, che poi divenne cardinale di Milano. E quindi fu ampliata questa cappella. Il santuario comunque era meta di pellegrinaggio in tutti i secoli. Un altro personaggio molto venerato qua era un frate, perché qui insieme al santuario venne edificato anche un convento e venne dato ai Carmelitani Scalzi. Tra questi Carmelitani Scalzi, tra questi frati, uno in particolare è venerato ancora ai giorni nostri e si tratta di Benigno Calvi. Questo frate che morì nel 1937 a 29 anni, però
che già quando era in vita la gente diceva che faceva miracoli e guarigioni miracolose. Quando morì appunto nel 1939 a 27 anni, in un primo tempo fu sepolto qui nel vicino cimitero, in un secondo tempo è stato inumato all'interno del santuario e si trova la sua tomba proprio entrando sulla destra. Dall'altra parte qui della sponda vediamo in lontananza la torre del villaggio operaio di Crespi d'Adda. Questo villaggio operaio patrimonio dell'UNESCO è un'opera molto importante di Benigno Crespi, il quale edificò questa città nella città, possiamo dire, con case per gli operai, case per i dirigenti e scuole, addirittura il cimitero. Quindi chi veniva, diciamo, nella sua ditta, nella sua grande ditta, praticamente faceva tutta la sua vita, si può dire, all'interno, proprio dalla nascita fino alla fine. È un bellissimo posto da visitare e pensate che ci sono ancora le case abitate dai discendenti di quegli operai e persone che lavoravano nel cotonificio di Crespi. Questo dipinto è preso proprio dalla passerella creata da Crespi per i suoi operai. Pensate che nel 1920 da qui passavano circa 4.000 operai per andare appunto presso il suo villaggio operaio. Nel dipinto vediamo queste nuvole particolari che spesso ci sono qui e queste luci nell'acqua. Ricordiamo che questi luoghi, l'Adda e questi punti in particolare, hanno ispirato Leonardo da Vinci per La Vergine delle Rocce, di cui ha eseguito due dipinti, uno che appartiene al Louvre e uno che si trova invece a Londra. Siamo in fondo in un luogo magico, l'Adda, la natura, il santuario, l'acqua che fa miracoli e guarigioni e quindi è legata alla nostra anima. Voglio quindi finire questa puntata dedicata a Trezzo e a Concesa di Trezzo sull'Adda con questa mia frase dedicata all'anima. Cos'è l'anima? Se non il soffio del vento, il respiro di una nuvola, i pensieri, le emozioni che prendono all'improvviso e danzano fluttanti nel cielo.